Anche gli altri compagni di squadra che invece del Parma rimarranno, anzi ce n'è qualcuno che è appena arrivato, dovranno lasciarci, e quindi adesso vi chiamiamo qua perché sono tanti, sono pensate altri 5 giocatori del Parma. Io inizio senza nulla togliere agli altri, ma con un volto che per la maggior parte di noi e di voi è nuovo, ma si è già disimpegnato, ha già giocato, ha già 2 presenze con la maglia del Parma, e parlo di Matteo Scozzarella, che ha la sua esordio, diciamo, tra la tifoseria del Parma, dove ha fatto l'esordio sul campo, e gli chiediamo di venire qui proprio per la consegna di un pensiero, insomma, di un riconoscimento da parte dei tifosi. Matteo, eccolo qua, adesso ci raggiunge, c'è da superare la sala, ecco qua. Supera lo sbarramento Matteo Scozzarella, ecco qua. Da poco arrivato il Napoli, programmato da Paolo Club numero 10 per questo suo arrivo a Parma, insomma. L'opera, già ottime le sue prime prestazioni con la maglia del Parma, insomma si è venuto a Parma con, credo, grandi ambizioni, e un giocatore importante per questa squadra, per questa società. Diciamo che l'unica cosa, insomma, c'è un po' più freschino che a Trapani negli allenamenti, ma per il resto, insomma, credo che avrai già capito che qua trovi un bel ambiente di tifo e di pubblico. Quindi mi mancava un po' di mora, un po' di freddo, no? sono felicissimo, sono orgoglioso sempre di più della mia scelta, e felice anche di far parte di questo tipo di serate qua, perché è bello conoscervi e fare appunto qualcosa di bello insieme. Penso che aiuti anche noi quella domenica. Bene, e allora naturalmente noi speriamo davvero di vederti tante ancora volte in azione. Come ho detto, insomma, ti hanno già apprezzato e già ti hanno applaudito i tifosi anche domenica in occasione della partita con il Venezia, e prima nell'esordio casalingo la settimana prossima. Grazie ancora. Lo scorso anno, ma anche quest'anno non sta scherzando. Con domenica, pensate, era rientrante da un infortunio, subito schierato dall'allenatore, e lui cosa ha fatto? Ha pensato bene di segnare il gol in campo, uno delle 2 reti del Parma nel primo tempo dominato. Manuel Nocciolini! Sei arrivato a Parma, una grande scommessa, insomma, Lega Pro, un campionato importante anche per te, ti sei messo in gioco, insomma, io dico solo 2 numeri, 18 presenze in campo, 8 gol, tutti su azione, insomma, non c'è da essere insoddisfatti, no? No, sono insoddisfatto, dai, questo inizio di campionato, e anch'io non mi aspettavo sicuramente di fare così, però sono contento di essere in questa città, in questa squadra, e la cerchiamo di continuare per arrivare al nostro obiettivo. E certo, l'obiettivo, insomma, dichiarato è quello di arrivare a questo primo posto. Domenica si poteva addirittura sognare conquistarlo, ma comunque si è lì, insomma, il Parma ha fatto vedere che c'è. Anche domenica è arrivato la rimonta di Venezia nella ripresa, ma insomma la squadra ha dimostrato di esserci, di avere grinta, di avere carattere, e questo è quello che conta. Insomma, nelle ultime giornate i vostri risultati sono davvero confortanti. Mi ha detto la gente che domenica al Pordenone ne farà 2 gol.
Eccolo qua, avete sentito qua, io non ricordo le rivelazioni, insomma, le rimane, insomma, dopo speriamo, sono, perché domenica, 18:30, se non ricordo male, al Tardini, c'è un altro big match, insomma, ha incontrato il Venezia capolista, ma anche il Pordenone lì, ha una partita da recuperare, e insomma, all'andata un bel 4-2 dopo che nel primo tempo sembrava tutto perduto, 2-0, poi un secondo tempo esaltante, e insomma, anche lì con... spettacolo e gol. Speriamo insomma di dare un buon colpo a questa classifica anche domenica, no? Sì, sì, magari cerchiamo domenica di non prendere due gol. Ecco, cioè, sarebbe insomma, magari di farli noi. Quindi dai, sì, ci aspetta un'altra partita difficile, però dai, la testa è quella giusta, andiamo per cercare di portare a casa tre punti. Bene, allora grazie naturalmente a Manuel Nozzolini, per lui anche per il ringraziamento, la prende. Allora, andiamo avanti, altri giocatori questa sera, un altro giocatore, un difensore importante, esperto, che quest'anno si è messo in gioco, anche lui è qua a Palma, del Desiderio Garuffo, che chiamo qua per anche lui un saluto. Si lasceranno perché domani devono fare il famoso doppio allenamento e quindi insomma, è importante, e quindi Roberto insomma, però intanto li abbiamo qua, insomma è un bel gruppo di giocatori, eccolo qua adesso che sta raggiungendo, perché dal fondo sana andiamo qua, eccolo qua, eccolo qua, anche lui con noi quest'anno in questo Parma, insomma qualche problema, qualche traversia, ma insomma adesso il Parma è almeno insomma dove più o meno dovrebbe essere, certo, meglio essere davanti a tutti, ma siamo lì a meno 3 dalla vetta, quindi la squadra che si è ritrovata e che il giorno di ritorno insomma promette bene. Questa è la cosa più importante, cioè siamo riusciti ad accorciare quella distanza che era un po' pesante da mantenere, quindi siamo riusciti a portarci solo 3 lunghezze con lo scontro diretto, sarebbero 4 ad oggi dal Venezia, però abbiamo dimostrato a Venezia che la squadra che merita ad oggi di stare primi siamo noi, visto l'andata e ritorno contro di loro abbiamo dimostrato di essere più forti, quindi abbiamo 4 mesi per dimostrarlo, per portare il Parma dove merita. Certo, insomma è questo, e credo che lo testimoni comunque l'entusiasmo con cui siete seguiti, perché al di là dei tanti abbonamenti, inoltre più di 9.000, però 3.000 persone a Reggio Emilia, 1.500 a Venezia, una trasferta difficile anche logistica, insomma, perché lo stadio è su un'isola, insomma, sono la testimonianza che davvero insomma, l'affetto e la passione con cui siete seguiti sono davvero tanti. Sì, siamo riusciti a far ritornare l'entusiasmo, soprattutto i compagni che hanno... come dire, completato la fine del girone di andata, hanno riacceso l'entusiasmo che una piazza come Parma merita. Bisogna dire che sia in casa che fuori siamo sempre diciamo più numerosi rispetto a tutti, e il ringraziamento va sempre ai nostri tifosi che anche nei momenti un po' più difficili sono stati vicini e ad oggi stanno raccogliendo anche loro delle grandi soddisfazioni come la vittoria nel derby contro la Reggiana. Quindi Parma merita questo, merita di ritornare subito in Serie B e poi magari palcoscenici dove il Parma è sempre stato. Bene, grazie allora anche a Mario, per noi un riconoscimento da parte di... con noi, che salutiamo con grande piacere, con grande affetto, ed è Leonardo Muzzella. E si sta mobilitando adesso, 6 giocatori, quindi davvero questa è il segno proprio del feeling che c'è con questo gruppo, insomma, con questa squadra. Eccolo qua, che arriva. Per lui insomma il riconoscimento qua facciamo, visto che sono già pronti, facciamo prima foto e naturalmente e riprese come ovviamente da copione.
insomma, presenza importante, festa, insomma, con tanta gente, tanto affetto, e come dicevo prima, un campionato che ha avuto anche dei momenti difficili, ma insomma alla fine vi siete ritrovati molto bene, direi, insomma, e adesso siamo, insomma, siete dove il tifo si aspettava che voi foste, insomma, si può sempre essere anche a Parma, insomma, è un Parma competitivo e che davvero dice la sua in questo campionato. Sì, siamo lì davanti dove ci aspettava la gente, dove ci aspettavamo anche noi. Certo. È un'annata che non è partita nel migliore dei modi, però ci siamo messi sulla strada giusta, speriamo di continuare così e di stare sempre più avanti dove siamo adesso. Certo, e tra l'altro va detto che prima della sosta volevate, c'è stata la sosta, avete lavorato duro anche durante la sosta, una settimana, 8 giorni credo di ritiro a Collecchio, quindi con lavoro intenso proprio anche di richiamo dal punto di vista atletico, però insomma i fatti dimostrano che non vi siete persi diciamo con la sosta, ma avete ripreso il cammino con lo stesso grinta e lo stesso voglia. Assolutamente sì, è una squadra di ragazzi intelligenti che nonostante tanti giorni di sosta continuano ad allenarsi e ci siamo presentati anche nel modo giusto, con la mentalità giusta. Bene, grazie allora. Anche a Luzzelli, naturalmente, in bocca al lupo anche a lui. E poi abbiamo un giocatore che anche proprio nel secondo giovanile di Parma aveva iniziato la sua carriera qui in Italia, e poi lo abbiamo ritrovato quest'anno anche un po' di sfortuna con sotto forma di infortuni che lo hanno frenato, ma il suo contributo è comunque riuscito a darlo, ed è un ecco lì. Tornato con la maglia del Parma, dove tutto è iniziato, in casa. Eccolo qua. Allora, ecco qua, allora, da foto innanzitutto per la consegna anche a te del riconoscimento da parte dei club. Allora, avevi iniziato giovanissimo, no? qui a Parma, la tua carriera nel nostro paese, nella nostra nazione, e poi dopo tanti anni, da ormai giocatore esperto, sei tornato qui a Parma. No, sono contento di essere qui, è una bella città, una bella realtà calcistica, e speriamo di raggiungere quello che è l'obiettivo comune di tutti. Certo, insomma, l'impegno non manca, e quello che credo hai ritrovato è l'ambiente, no? Un ambiente che era allora caldo, anche per molto organizzato, anche per i giovani, e qua insomma dopo qualche anno difficile per la società e anche per il pubblico, hai ritrovato un ambiente organizzato, entusiasta, insomma un bel ambiente. Sì, sì, sicuramente è un ambiente importante che è invidiato da parecchie piazze, quindi penso che tanti giocatori abbiano la volontà, la voglia di venire qui a dimostrare il loro valore, e sicuramente siamo contenti dell'organizzazione, e abbiamo tutto per poter fare calcio a massimi livelli, e adesso tocca solo noi metterci tutto noi stessi in campo e cercare di raggiungere l'obiettivo con questo qui. Bene, grazie allora anche a Roberto Lì. E allora, per chiudere in bellezza questa fase della serata, poi ci sarà l'estrazione della rifa, quindi intanto cominciate a mettere a posto i vostri biglietti sui tavoli. Invito i 4 presidenti dei 4 club ad andare nel fondo, dove c'è già posizionata la torta, per il taglio della torta assieme ai ragazzi, naturalmente anche alla loro prima, andate là in la torta, e Carlo, se la consegna, andate a mantenere il riconoscimento prima della torta, che qua è la vostra parte. Thank you.
Mario! Grazie mille. Maio! Il mese è sciolto! Domani con molto raddoppiato. L'amico Michael Benassi. Dai, 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 dai